Per il nostro terzo appuntamento sul tema dell'abbraccio amoroso, ho scelto alcune opere molto conosciute visivamente, ma forse poco approfondite, almeno dal punto di vista del loro contenuto psicologico e dal grande pubblico che ovviamente le conosce. Ho quindi cercato di dare loro un'interpretazione proprio dal punto di vista della psicologia femminile, cercando di capire cosa si nascondesse dietro l'immagine e cosa a volte, da una prima lettura puramente estetica che tutti noi facciamo di un'opera d'arte quando la osserviamo, cosa, dicevo, può sfuggire del possibile vero significato dell'opera stessa. Confesso che questo step è quello che mi ha dato più preoccupazione a causa della difficoltà di scegliere le opere da presentare. Mi sono lungamente domandata come ignorare gli abbracci erotici e disperati di Schiele, oppure la tristezza nebbiosa e depressa dell'abbraccio di Munch, in cui i visi e i corpi sembrano fondersi in un'unica materia. E ancora i mitologici abbracci rinascimentali e barocchi, come Venere e Cupido del Bronzino o Giove e Io di Correggio. Dopo molti ripensamenti ho deciso di raccontare tre opere fra le più conosciute, ma di cui ho avuto raramente occasione di parlare. Iniziamo con Il bacio di Rodin in contrapposizione con Amore e psiche di Canova. Il primo, sensuale e vigoroso, è reso ancora più potente dalle figure levigate nella materia che trasmettono calore ed eroticità, ma anche calma, scambio amoroso, corrispondenza e profondità di sentimenti, e sono contrapposte con la ruvida materia della base lasciata volutamente grezza, come creature che spuntano dal caos primordiale scoprendo la loro fisicità e la gioia del sentimento, come esseri primitivi appena creati e ignari, come moderni Adamo ed Eva il giorno della creazione. Canova, invece, secondo i canoni del più puro classicismo, cerca puntigliosamente la perfezione del punto di vista, inquadrando i due visi nel cerchio delle braccia di Psiche. Non c'è tensione, non c'è eros neppure nella delicata mano di Amore che accarezza un seno di Psiche. C'è solo una calma perfetta, data dalla levigatezza della materia, dalla lievità dei pieni dei vuoti. I due corpi non appaiono avvinghiati, ma adagiati uno sull'altro come in un balletto plastico, eppure molto statico. Ma passiamo ad un altro famoso abbraccio, quello de Il bacio di Gustav Klimt. Chi meglio di Klimt, dalla vita amorosamente spericolata, padre si dice di più di 20 figli dalle numerosissime amanti, poteva meglio illustrare un abbraccio d'amore e di eros meglio di lui. La passione per loro gli deriva dalla professione del padre e dall'ammirazione per i mosaici di Ravenna. Prende ispirazione per i suoi sontuosi sfondi, sottolineandone l'aspetto erotico e mai intimista. Forse dall'esperienza personale ricava invece l'afflato amoroso che spinge i due amanti a questo bacio appassionato. Certo, questa poderosa opera di 1,80 m per 1,80 m, dominata dalla fusione in una apparentemente unica massa dei due corpi avvinti, trasmette tutta l'emozione di un amore condiviso e compiaciuto. Ma ad osservare bene, notiamo che i due amanti non sono posti sullo stesso piano. È abbastanza evidente la preminenza dell'uomo sulla donna. Fisicamente la domina, la sovrasta, sembra quasi soffocarla. Mentre lei, con la sua espressione sognante, a ben guardare, sembra quasi subire il gesto d'amore. Inoltre lei è inginocchiata proprio sull'orlo di quello che sembra un dirupo, in bilico fra l'equilibrio e la caduta, fra la vita e la morte, trattenuta solo dai rami di edera dorata che sembrano spuntare dal suo corpo e abbarbicarla alla terra. Per terminare, ho scelto la delicatezza degli innamorati di Marc Chagall, folletti che volano abbracciati in mezzo al blu fra ricordi di infanzia di terre lontane in un nido d'amore. Quest'opera è il compleanno in cui sono rappresentati Marc Chagall e la moglie Bella Rosenfeld,
è del 1915 ed è un olio su cartone che misura 81 cm per 100 e conservato al MoMA di New York. E la sua adorata moglie Bella, scrittrice di talento, conosciuta a 20 anni e rimasta accanto a lui fino alla morte, che ci racconta la genesi di questo quadro, in cui si manifesta non solo il grande amore fra i due, ma anche la sensazione di vivere in una vita di sogno, fatta di intimità e complicità, un amore sincero e solido, un innamoramento che non finisce, una tenerezza che pervade le immagini oniriche e intimiste tipiche di Chagall. Racconta Bella. Non muoverti, resta dove sei. Non riesco a stare ferma. Ti sei gettato sulla tela che vibra sotto la tua mano. Intingi i pennelli, il rosso, il blu, il bianco, il nero, schizzano. Mi trascini nei fiotti di colore. Di colpo mi stacchi da terra, mentre tu prendi lo slancio con un piede come se ti sentissi troppo stretto in questa piccola stanza. Ti innalzi, ti stiri, voli fino al soffitto. La tua testa si rovescia all'indietro e fai girare la mia. Mi sfiori l'orecchio e mormori. Fuori, il cielo ci chiama. Una caratteristica degli abbracci d'amore di Chagall è sicuramente il blu di fondo nel quale immerge i suoi personaggi. Blu come la notte, come il sonno, come il sogno, sogno d'amore dei due amanti, circondati da uccellini, fiori e oggetti di vita quotidiana, a sottolineare la normalità del loro rapporto umano e la sublimità del loro sentimento.